Ben ritrovati a tutti per questa nuova pillola di Lightroom Classic. Questo metodo possiamo usarlo in tutte quelle situazioni dove abbiamo delle foto tra loro molto simili e, ad esempio, vogliamo togliere una dominante o dare una prima regolazione di massima per quanto riguarda l'esposizione o i bianchi, o anche dare un look nostro personale a un tipo di foto che abbiamo fatto. Vediamo come funziona. Il primo caso, andiamo sullo sviluppo. Ammettiamo di voler dare una temperatura più calda a questa foto, ma posso farlo sull'esposizione, contrasto, le luci, qualsiasi regolazione io voglia fare. Con il tasto Command C si apre questo pannello dove vedete sono spuntate tutte le varie regolazioni e io posso scegliere quale copiare e quale no. Faccio copia, vado sulla foto numero 2 o potrei farlo sulla foto numero 8, è indifferente. Command V e come vedete le regolazioni sono state applicate alla foto da me indicata. Questo è un primo metodo. Un secondo metodo consiste sempre nel fare la regolazione che più mi aggrada sulla foto, qualsiasi cosa, sempre con il tasto Command C, copiare, tornare sulla libreria, evidenziare le foto a cui voglio applicare la regolazione, foto, impostazioni di sviluppo, incolla impostazioni e le regolazioni sono state applicate a tutte le foto. Un altro metodo è il seguente, evidenzio le foto a cui voglio applicare le regolazioni. Come vedete la foto numero 1 è evidenziata più bianca. A destra trovo questo pulsante sincronizza, lo accendo e vado ad applicare le mie regolazioni. Come vedete le regolazioni in tempo reale vengono applicate a tutte le foto da me scelte. Bene, spero di esservi stato utile. E alla prossima pillola di Lightroom Classic.